A questo punto ha chiesto di intervenire il deputato Di Battista, poi Baldelli. Prego. Grazie Presidente. Renzi ha appena ammesso di averla fatta inserire lui l'oscena norma salva Berlusconi e salva maxi evasori. Leggo testualmente le sue dichiarazioni. Mi assumo le responsabilità. L'ho fatta inserire io, ma prima avevo avuto delle rassicurazioni da parte degli avvocati. Evidentemente questi avvocati erano gli avvocati di Berlusconi. Vede Presidente? Ultimamente Palazzo Chigi sembra, ripeto, sembra essere come uno di quei rioni in mano alla camorra dove nessuno sa nulla all'inizio e poi alla fine qualcuno parla per proteggere qualcun Deputato Di altro. Battista, il primo richiamo all'ordine di quest'anno se lo prende lei. La prego di riferirsi con rispetto alle istituzioni che sta citando. Il Prego. Presidente Renzi si è trasformato da rottamatore a protettore e sta proteggendo qualcuno. Ci sono esponenti di Forza Italia e Nuovo Centrodestra che ci vengono a raccontare delle cose, anche perché noi del Movimento 5 Stelle possiamo denunciarle, loro non posso farlo, non possono farlo. E chi sta proteggendo è Verdini, è lui che ha fatto inserire la norma, Presidente, è lui, Verdini, ha fatto inserire questa norma salva Berlusconi. In Forza Italia e Nuovo Centrodestra molti lo odiano Verdini, alcuni perché gli ha scippato il partito, altri perché anche per loro è indecoroso che un pluri rinviata a giudizio per corruzione modifichi la Costituzione. Pensi, il curriculum crimine di Verdini è indecoroso anche per loro. Questo è successo. Berlusconi continua a governare, non Renzi, lo fa con il beneplacito di Renzi, inserendo un uomo suo che riesce a far inserire queste norme salva Berlusconi quando il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Questo è il bel regalo. E Berlusconi chiede dei risultati a Verdini e Verdini gliel'ha portati questi risultati, l'ha chiamato il 24 dicembre dicendo Silvio, Silvio, ti salvo io, ho fatto inserire la norma, sei salvo. Poi l'abbiamo scoperto e questa cosa per adesso è rientrata. Questo è un dato di fatto. Questa è la Repubblica Italiana, Presidente. Siamo nel 2015, ci auguriamo che questo sia l'ultimo anno in cui ci tocca denunciare queste schifezze in aula e pensare che c'è ancora gente in Italia che ci chiedeva di fare accordi con questi partiti. Grazie. Il deputato Baldelli, prego.